Buongiorno a tutti, oggi vi mostrerò come sostituire il filtro del GPL nell'impianto Landirenzi montato sul motore turbo benzina Fiat Lancia Alfa Romeo. Per prima cosa staccate gli elettrodi della batteria, metteteli al sicuro in modo che non possano andare a massa, quindi sul telaio. Per togliere il più, questo svitate con un cricchetto il dado in modo che si liberi il morsetto. Una volta che avete isolato con due sacchetti di plastica per sicurezza i due elettrodi, andremo a svitare con una 13 a tubo il dado che tiene ferma la cinghia della batteria. Una volta che avete svitato il dado da 13, togliete lentamente la cinghia sfilando la parte metallica, così a questo punto la batteria sarà libera. Una volta che abbiamo estratto la batteria, possiamo dedicarci al nostro filtro. Dovremo svitare le due fascette che lo tengono fissato ai tubi. Un consiglio che vi do è quello di tirare indietro la fascetta una volta che l'avete staccata e di stringerla leggermente sul tubo in modo che non si rischi che cada dentro il motore. Ricordatevi di svitare questa fascetta qui che è tenuta su da una staffa di metallo con un dado da 13. Fate attenzione perché vi servirà uno snodo per arrivarci agevolmente. Una volta sganciata la fascetta, andremo a sganciare il nostro filtro dall'ultimo tubo. Fate attenzione ovviamente sempre a non perdere la fascetta. Cosa importantissima è guardare bene la freccia del senso di scorrimento del gas flow. Questo è il senso di montaggio corretto, cioè la freccia deve andare verso l'abitacolo della macchina. A questo punto, mi raccomando, ricordatevi il senso di rotazione. Io vi consiglio di andare a scrivervi sul filtro con un pennarello indelebile i chilometri che ha la macchina, in modo da averlo segnato anche qui, oltre che eventualmente in un quadernino come faccio io. Verificate per sicurezza con una pila che il tubo vada perfettamente a battuta sul nostro filtro. Questo per evitare che si possa sganciare o che perda GPL. A quel punto la fascetta mettetela prima della parte più grossa dell'imbocco, in modo che abbia la massima tenuta. Nel caso in cui il vostro filtro sia fatto come questo, cioè con un sedger qui, vi basterà con una pinza rimuoverlo, tirare da qui semplicemente ed estrarrete il filtro. Questo è quello nuovo, adesso andremo a tirare via quello Ora, come vecchio. potete vedere, ho estratto il filtro. Andremo a pulire la sede dentro dall'olio. Io vi consiglio anche di dare un'ingrassatina agli O-ring di gomma, in modo da mantenerli morbidi, e poi rimontate il Una volta che tutto. avete reinserito tutto, controllate bene che il coperchietto sia perfettamente battuta e poi rimettete il sedger. Ora è abbattuta, possiamo andarlo a rimontare ricordando sempre che la freccia va verso l'abitacolo. La fascetta ora l'ho incastrata, come potete vedere sta su anche senza aver messo il dado perché viene incastrata nel perno filettato. Ora andrò a mettere il dado da 13 e poi inserirò l'ultimo tubo stringendo la fascetta. Ora sta andando a stringere il dado. Ecco fatto. Perfetto. Ora manca ad attaccare il tubo. Bene. Ora è completamente fissato, non ci resta che rimontare la batteria e il gioco è fatto. Buon lavoro. Una volta che avete rimontato tutto, accendete la macchina, aspettate che passi a GPL e verificate che non ci siano perdite nell'impianto.